Ciao a tutti, buonasera. Bonsoir. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Ok, quanta bella gente. Ciao, ciao. Bene, bene, dai. Buonasera a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ok, ragazzi. Dai, accendete le telecamere così li vedo tutti. Perfetto, perfetto. Allora, aspettiamo ancora 5 minuti che sta entrando un po' di gente. Vabbè, dai, aspettiamo ancora 5 minuti. Tanto facciamo due chiacchiere. Adesso do la parola a uno a caso, vediamo un po'. C'è tipo lotteria. Lidia, beccata. Tu con la tuta dell'Adidas. Beccata. Tu perché sei qui? Cosa vuoi capire stasera? L'interessi delle banche, perché spesso mi capita quando rimango indietro con una rata, per esempio, che mi si accumulano, come si Interesse chiamano? su interessi, anatocismo si chiama. Sì, interessi su interessi. Ottimo, ottimo. Questo si chiama anatocismo, interessi su interessi, o interesse composto. Quindi ci sono due modi per chiamarlo. È illegale, quindi non si può fare. Ok? Però sai, a volte lo fanno talmente piccolo il ladrocinio, che magari a volte no, il gioco non vale la candela, quindi magari conviene non farlo. Però con una raccomandata con ricevuta di ritorno le blocca. Okay? Quindi con 5 euro le blocca Sì, però per perché. esempio mi è capitato per 15 euro che devo pagare 36 euro per dire No, non è doppio. regolare, quindi la tua percezione è giusta. Comunque con una raccomandata blocchi la situazione. Ok, dai, adesso un'altra persona a caso, ovviamente che ha il video. Perché non mettete il video, disgraziati? È il segreto, eh? Adesso sto guardando un po' le pagine. Qua c'è anche parte del mio gruppo, c'è Daniele, c'è Luca, c'è Valentina, c'è Gianfranco, c'è Massimiliano, Alessandra, c'è la Patrizia e quanta gente c'è. C'è la Silvana, De Angelis, ciao ragazzi, ciao Silvana. Allora, volevo una persona che non conosco. Carla Giuliano, ciao. Maria Bugio, ok, bene, bene. Ok. Allora, ok, per adesso siamo circa 130 persone. Collegate in diretta e vabbè, poi chi entrerà piano piano saremo qua. Allora, intanto inizio a rispondere a un po' di domande che sono le domande un po' più comuni, poi gli ultimi 10 minuti lascerò spazio anche a domande. Mi raccomando, magari fate domande anche generali che possono essere di interesse comune. Innanzitutto, prova audio. L'audio si sente bene, fatemi così col dito. Se si sente bene, quindi l'audio è ok. Allora, la domanda più comune che mi viene fatta sempre da tutti è cos'è un asset difensivo? Cioè proprio a livello economico un asset difensivo. Un asset difensivo economico per il privato, non per le multinazionali, è quello di avere la possibilità di gestire il proprio denaro. Avere la possibilità di convertirlo in un qualsiasi momento, ok? Perché è il famoso bene di rifugio. Fondamentalmente sono cinque, okay? Ci possono essere altri modelli, ma fondamentalmente sono cinque. La cosa importante da mettersi in testa è che qualsiasi asset difensivo deve essere sempre accompagnato da un professionista. Perché altrimenti prendi delle incantonate. Okay? E ti dico anche come puoi prendere un'incantonata. Anche perché ne ho viste di ogni, no? Ad esempio, una persona compra l'oro, compri un lingotto d'oro così, ok? È 50.000 euro. Okay? Quindi tu compri il lingotto d'oro, lo gratti, fai col liquido tutto quanto e vedi che l'oro c'è, ok? Quindi il peso c'è. Si è scoperto più di una volta che
tagliando poi il lingotto, all'interno non c'è oro ma c'è rame. Ok? Quindi una persona compra un lingotto di 50.000 euro, di fatto non c'è 50.000 euro d'oro, ma c'è magari 20.000 euro, 25.000 euro. Ok? E finché tu non lo tagli, non lo sai. Ok? Quindi sono aspetti molto tecnici, e per quello che necessita un professionista anche in questo. E i diamanti. I diamanti sono un asset difensivo, però dolcis in fundo, un paio d'anni fa hanno venduto miliardi di euro di diamanti, io ne parlo anche nel mio libro che lo chiamo Blonde Diamonds, no? I diamanti del sangue li chiamo, che hanno venduto i diamanti al doppio del proprio valore. Quindi andavi in banca, la banca verificava che tu avevi un po' di soldi, diceva: guarda Cinzia, buonasera, ciao Cinzia, menziono te perché ti hanno fottuto 7.000 euro l'altro giorno e ti ho detto stai attento. Però capita a tutti, e adesso capita a tutti. E di conseguenza la banca ti vendeva i diamanti al doppio del valore. E c'era anche un certificato, certificato che poi non valeva niente. Allora, due informazioni che sono utili a tutti. Innanzitutto, se qualcuno ha comprato in banca i diamanti al doppio del valore, dovete sapere che si può ricevere l'altra metà. Quindi facendo una causa, se ti hanno venduto diamanti per 50.000 euro e il valore era 25.000, si possono andare a recuperare gli altri 25.000 euro. Okay? Non è neanche particolarmente difficile. Non andate da associazioni che vi promettono cose, ma rimonti. Per fare questo ci serve una causa e basta. Quindi bisogna andare davanti a un giudice. Prima cosa. Seconda cosa, per evitare incantonate dovete rivolgervi sempre a un professionista che è in grado di guardare i diamanti. Uno, e il valore deve essere quello del Rapaport americano. Ok? Il Rapaport americano è la borsa dei diamanti, diciamo così, che vi permette di avere un valore assoluto. Fermo restando che i diamanti devono essere veri. Okay? E terzo semplice asset difensivo sono valuta cash, okay? In contanti, anche di diversa valuta. Ovviamente valuta corrente, quella più famosa, dollari, piuttosto che yen, piuttosto che euro, ok? Quindi questo è anche in sé un asset difensivo, quindi avere i contanti, ok? Questo è molto semplice, molto facile, basta andare in banca e prenotarli. Allora, due parole sulla prenotazione dei soldi in banca, perché quando uno va in banca a chiedere i propri soldi, sembra che va in banca a rubare, ok? Alzi la mano chi ha avuto questa esperienza? C'è un miliardo di persone. Cioè, vai in banca a chiedere i tuoi soldi, ok? E la banca ti dice: scusa, cosa vuoi? E io vorrei prendere i miei soldi. Cosa? Perché tu vuoi i tuoi soldi? E no, niente, mi servono perché chiamo la finanza, e arrivano e vi minacciano, ok? Che vi fanno questa famosa segnalazione, ok? Allora, almeno che tu non sia uno, spacciatore di droga internazionale, due, abbia messo i soldi che hai fatto in nero in banca, ok? Quindi sei doppiamente stupido, ti fai beccare sia perché hai fatto il nero e sia perché hai depositato in banca, quindi aggiungo meriti di essere beccato, ok? Per beccato per stupidità, aggiungerei. Quindi a meno che tu non abbia venditore di armi, anche il venditore di armi non è visto benissimo, okay? Anche quello lì non è visto benissimo. Ma se tu non sei uno di questi tre casi, non succede assolutamente niente. Ok? Quindi prenoti i tuoi soldi, ok? Ti preparano i tuoi soldi e te le vai a prendere. Punto. Non succede niente, ok? Devi mettere una motivazione, puoi mettere
problemi personali, punto. Oppure puoi anche dire non mi fido della banca, ok? Ci sono mille motivi per non fidarsi della banca, ok? La banca in 10 anni ha truffato 32.000 persone, ok? E quindi ci sono mille motivi per non fidarsi della banca. L'altro giorno ho fatto una mini diretta su Facebook, ho detto state attenti che ci sarà un crollo, e poi c'è stato il crollo di 351 miliardi di dollari e di euro per il discorso poi della guerra in corso. Quindi state molto attenti, perché c'è la pandemia e la guerra, può succedere qualsiasi cosa. E poi diciamo che non c'è proprio un bravo ragazzo come presidente del Consiglio, perché comunque se può fare qualcosa per aiutare le banche, probabilmente lo fa. Quindi senza saper leggere né scrivere, un po' di contanti io le terrei sotto il materasso, ok? Non proprio il materasso, magari scegliete in un altro posto. Poi ci sono le opere d'arte. Opere d'arte o beni preziosi, tipo anche orologi importanti, che siano sempre certificati, ok? E fatti da professionisti, oppure opere d'arte, e l'opera d'arte ovviamente, anche questo è molto importante farle verificare. Questi sono gli asset difensivi. Allora, qualsiasi ricco nel mondo ha gli asset difensivi, sappiatelo. Cioè, quindi sono soldi che tu puoi muovere in qualsiasi momento perché hanno un valore oggettivo, anzi addirittura può variare. E adesso i beni di rifugio sono aumentati in modo vertiginoso. E non c'è più fiducia nelle banche, giustamente aggiungo, e in banca l'ultima volta che si è guadagnato era gli anni 90, ok? Adesso non si guadagna più, quindi è inutile avere i soldi e ad essere analogici. È tutto chiaro? Allora vediamo se c'è qualche mano alzata per questo argomento, così dopo io passo agli argomenti successivi, però più o meno ho risposto alle domande che sono più frequenti. Allora, c'è qualche mano alzata, Francesca, vediamo un po'. No. Oppure scrivetelo, fate no, cosa serve. No, ho aperto la chat. Ah, non hai aperto la chat? Ho aperto la chat. Ah, perfetto. Allora, apri la chat, vediamo se c'è qualche domanda specifica. Le banche comunque non importano. Ok, io non la vedo la chat. Ah, eccola qua, non ce la vedo. Chat. La chat, ok, da questo momento. Ok, le banche pongono un importo massimo per il prelievo? No. Tu puoi ritirare anche 20 milioni di euro dalla banca, ok, se ce li hai. Quindi puoi fare l'unica cosa che devi prenotare. Okay, non, perché magari non ce l'hanno lì in cassa, perché c'è pericolo di furto, eccetera. Ok, quindi magari l'unica cosa che non possono avere lì i soldi immediatamente. Ok? Ok, poi scusate, io non sento nulla. Mi vedo ma non sento. Accendi l'audio. Sono la prima esperienza, perdonate se disturbo. Non c'è problema, Laura. Ditemi come devo impostare l'audio. Adesso pretendo un po' troppo. Perché? Ah, nelle mail che ti è arrivata, Laura, ci sono indicazioni. Però vabbè, smanetta un po' lì sotto, guarda l'audio, dai. Ok? Allora, Vincenza, distribuire i soldi in diverse carte prepagate può essere una soluzione? No, perché sono sempre carte e quindi sempre un conto corrente. Tutto ciò che non è fisico ti può fottere clamorosamente, ok? Il segreto bancario c'è in Montenegro, in Olanda e nei paesi arabi. Abu Dhabi, Dubai, eccetera, eccetera. E in altri posti non c'è, in questo momento. E può essere utile convertire gli euro in franchi svizzeri? Ma se vuoi avere una doppia valuta, sì, non fa tanta differenza. Tanto il franco svizzero ormai è quasi uguale all'euro. Secondo te consiglieresti di aprire un conto corrente all'estero, Svizzera? Svizzera fa parte dell'Europa, quindi aprire un conto corrente in Svizzera e aprire un conto corrente in Italia è la stessa cosa, identica. In Svizzera non c'è più il segreto bancario, quindi
cambia poco, a meno che non ci sia una revocatoria internazionale, ad esempio il caso di Fontana, il politico, che hanno chiesto una revocatoria e la Svizzera non gliel'ha concessa e quindi le indagini non sono potute andare avanti. Ma lo fanno magari per i politici, per te ti beccano, non c'è più segreto bancario. Si parte il fatto letterare che mettono, scusate, sì, ma a parte il fatto di ritirare, dove li metto? Non sto parlando di grandi cifre, circa 100.000 euro. Ah, devi mettere 100.000 euro? Lo chiede a me, devi mettere 100.000 euro, metti dove vuoi tu. Ascolta dove vuoi tu, se no mica te lo devo dire io. Comunque 100.000 euro, ragazzi, non è che siano tanti come volume. Ok, comunque vabbè, assegni circolari sono uguali a avere un conto corrente, quindi sono sempre è carta, non è contante. Quindi l'asset sono quelle cose che ti ho detto, non è l'assegno circolare. Ok, cassetta di sicurezza è uguale a un conto corrente. Ok, quindi la cassetta di sicurezza fa parte del mondo del conto corrente. Quindi non è che se è una cassetta di sicurezza non appartiene, cioè in caso di sequestro, tanto per intenderci, ti prendono anche la cassetta di sicurezza, se questa è la domanda, okay? Dell'ufficio delle entrate, eccetera, eccetera. Ok, secondo te il sicuro Indirect è sicuro come le altre banche? Quindi non c'è una banca sicura o una banca insicura, dipende un po' i soldi poi dove sono investiti, quel tipo di asset alla banca, le banche rispettano più o meno le stesse regole. Fra le altre cose vi dico anche che se voi avete dei soldi in banca dopo un po', se non comprate investimenti, vi chiedono addirittura di chiudere il conto corrente. Quindi... posso fare una domanda? Allora, poi scrivete, non parlate per cortesia, così. Poi un'altra cosa, quanto ci rimetto in banca e quanto ci rimetto a casa? Allora, tenete presente che in banca dopo 5 anni ci rimetti circa dal 4 all'8%, a tenere sul conto corrente perché ci sono delle spese da pagare e compreso l'inflazione. In casa dal 4 al 5%, 3-5%, dipende dai periodi di inflazione. Okay? Quindi verosimilmente costa di più tenerli in banca. Poi dopo ci sono diverse modalità anche di protezione, eccetera, eccetera. Ovviamente io faccio sempre dei discorsi in generale, non sono discorsi specifici. Poi se una persona vuole avere una consulenza specifica, bisogna capire quali sono i rischi che si vuole assumere. Non c'è un investimento senza rischio. Se ha bisogno di professionisti, noi abbiamo una serie di professionisti. Facciamo anche degli investimenti con altri imprenditori. Esempio, adesso stiamo valutando degli alberghi. Quindi stiamo valutando di fare una cordata di persone per comprare degli alberghi e fare questo business insieme. Quindi c'è la possibilità anche di fare questo tipo di attività, sempre comunque parlando di economia reale. C'è anche la possibilità di fare alta finanza? Sì, si può fare anche alta finanza con dei broker importanti, però i ticket d'ingresso sono molto molto alti. Cioè, le persone che lavorano a un certo livello chiedono dei depositi molto alti, altrimenti non ti prendono in carico come cliente. Okay? Quindi questo è a grandi linee, però volta per volta si affronta in base a quello che uno vuole poi rischiare e fare. Ok, ci sono, vabbè, adesso qua sulla fiduzione, tra poco vi dico anche sulle fiduzioni, cosa potrebbe rendere una fiduzione omnibus nulla. Ok, adesso parliamo anche delle fiduzioni. Ma tenere i contanti vuol dire perdere valore nel tempo? L'ho già detto, ok? Bitcoin hanno perso il 50% negli ultimi 2-3 mesi, purtroppo, e quindi è un po' così. Buonasera Gaetano, scusa il ritardo.
Posso ritirare 100.000 euro o un milione? Vabbè, comunque tu puoi ritirare quello che vuoi, ci sono tuoi. Pensate quanto è perversa la cosa, no? Cioè nel senso che uno ha i soldi suoi e si chiede se li può ritirare. Guardate che... Cioè, razionalmente parlando, ci hanno talmente ormai spaventato, no? Cioè, ormai siamo talmente in un momento dove non puoi andare a prendere neanche un caffè al bar che ti chiedono il green card, no? Come dico io, il green pass. Perché, che ormai c'è sempre la questione normale, no? Che uno ti chieda il green pass per prendere un caffè. Posso capire per altre cose, ma vabbè, non capisco per niente, però il caffè è davvero esagerato. Che ormai i tuoi soldi, quindi non quelli che hai rubato o quelli, hai paura a chiederli. Razionalmente, quindi vuol dire che siamo in estrema difficoltà. Poi guardate che nell'ultimo mese e mezzo, ho fatto una ventina di consulenze private, quattro persone pensavano di avere i soldi e non li avevano più. Zero. Zero. Addirittura ho fatto un cliente che nel conto corrente nel suo telefono aveva i soldi e non li poteva scaricare e il sito era falso. Ok? Ce ne fanno di ogni. Eh? Sì, assolutamente sì. E gli altri invece avevano il documento con scritto i soldi. Poi abbiamo fatto la richiesta ufficialmente, i soldi, la società ci risponde che i soldi sono stati presi un anno prima, due anni prima, tre anni prima. Ok? Parliamo di cifre importanti, 300, 400, 500 mila euro. Quindi la gente è andata là a ritirare i soldi non ci sono più. Okay? Quindi sono cose reali, reali, reali. Allora, quando tu dai i soldi alla banca, la banca è il custode. E quindi... è per quello che servono gli asset difensivi. Se tu hai un pezzo d'oro in casa, l'unico modo per prendertelo è che te lo rubano. Cioè viene un ladro e sa dov'è e te lo prende. Okay? In banca ci sono una serie di rischi enormi. La banca negli ultimi 10 anni ha rubato una roba come 100 miliardi di euro agli utenti. Non esiste un ladro che riesce a rubare così tanto. Okay? Quindi questa è la storia. Ok, allora se non ci sono altre domande, andiamo avanti. Rischio di cambiare la valuta e restiamo con gli euro sotto il materasso? Sì, c'è questo rischio, comprati dell'oro, comprati degli orologi importanti, comprati dei diamanti, comprati dei valori. Ok, quando ti compri un valore, il valore ce l'hai, poi dopo che cada l'euro o che cada il dollaro, dovrebbe esserci la terza guerra mondiale, okay? Speriamo proprio di no. Se volessi aprire un conto corrente in Olanda, devo recarmi personalmente in banca o viene fatto online? No, per aprire un conto corrente in Olanda devi avere molti soldi, primo. Seconda cosa, devi avere un'attività. Terza cosa, devi entrare là, se no non te lo apri. Ok? No, non te lo puoi aprire online. Devi avere una sede là. Ad esempio la Mediaset ha una sede anche in Olanda e ha la sede fiscale là, ok? Non solo la Mediaset, tantissime grandi aziende italiane hanno la sede in Olanda, okay? Chiedetevi perché. Se ritiriamo tutti i soldi in banca e tolgono come sembra il contante, devi riportarlo in banca quando si perde, Vincenza? No, assolutamente no. Va bene, dai, andiamo avanti. Allora, sul discorso è tutto chiaro? Questo è un argomento molto complesso. Poi dopo io vi do sempre delle informazioni generali, poi ogni situazione è specifica. Cioè l'asset difensivo serve a creare una protezione per qualsiasi evento accada, in modo che tu possa spostarti in qualsiasi parte del mondo e avere la valuta mondiale,
Ok? Quindi se tu hai una moneta d'oro e vai in Congo, te lo cambiano, tanto per intenderci. Ecco, questo è un asset difensivo. Ma se si compra oro, si viene segnalati. Se l'oro è nuovo, sì. Se l'oro è vecchio, no. Ok? Ma anche lì c'è tutto un discorso da fare. Però sai, anche se uno venne segnalato, ripeto, più che altro sull'oro bisogna stare attenti per quanto riguarda le commissioni, ok? E, l'oro ha un valore, ma le commissioni variano. Cioè, quindi ci sono delle agenzie che prendono tanti soldi di commissione e alla fine per recuperare le commissioni dovresti rivenderlo dopo 3 anni o 4 anni che aumenta del denaro, ok? Che aumenta di valore. E quindi anche quello lì bisogna un po' starci attento. Ok? Se li metti in cripto, in criptovalute, in questo periodo è un po' pericoloso. Un prodotto assicurativo non è pignorabile, non è sequestrabile, perché è sganciato dal codice fiscale. Come la vedi? Dipende dal prodotto assicurativo. Però il prodotto assicurativo poi ha dei problemi quando lo converti. Cioè il prodotto assicurativo, quando tu lo trasformi in denaro, se fai il calcolo delle commissioni che hai pagato all'agente, di quanto paghi quando scarichi i soldi, vedrai che ci sono parecchi soldi, parecchi soldi. Io il prodotto assicurativo non l'ho mai proposto, sinceramente. Cioè il gioco non vale la candela. Piuttosto è meglio cose più semplici. Il prodotto assicurativo che sembra un prodotto bancario. E quindi questo è, va bene? Andiamo avanti. Comunque rivolgetevi sempre a dei professionisti, ok? Noi abbiamo una serie di professionisti, quindi potete rivolgervi anche direttamente a noi, che sono già professionisti selezionati per argomenti, ok? Quindi sono tutti argomenti completamente diversi. Se uno fa da solo, spende meno, è vero, però rischia molto, ok? È molto semplice. Allora, per quanto riguarda le fiduzioni, siamo in tardissimo. Poi dopo, dagli ultimi 10 minuti, vi dedico ancora le domande. Però devo soddisfare un po' tutte le richieste. Allora, per quanto riguarda il discorso delle fiduzioni, che è un argomento molto importante, allora, la banca, ragazzi, ha sbagliato clamorosamente. Oggi in Italia, ma ditelo anche agli amici, ci sono milioni di fiduzioni. La fiduzione che cos'è? È quel documento che la banca ti fa firmare, lo chiamo il patto col diavolo nel libro, dove finché tu non finisci di pagare un mutuo, un finanziamento, un affidamento, la banca ti fa firmare una garanzia personale. Ok? Quindi puoi firmarla per te stesso, per la tua attività o magari anche per un amico o per un parente. Questa fiduzione, okay, ti vincola finché non finisce il debito, che magari può essere 20 anni, 30 anni. In questo momento tenete presente che l'80% delle fiduzioni da noi analizzate sono smontabili. Ok? Prima quel signore diceva un esempio di quelle omnibus, quella lì è smontabile, ma c'è una serie di fiduzioni che sono smontabili. Quindi cosa vuol dire? Che una persona che ha firmato una fiduzione 5 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa, oggi può essere smontata per una serie di motivi. Perché sono uscite delle sentenze dove dicono che la banca ha sbagliato clamorosamente, quindi su 100 fiduzioni 80 da noi analizzate sono smontabili e ti puoi liberare definitivamente. Quindi ti puoi liberare definitivamente da una fiduzione che ti lega da anni, è una roba pazzesca. Tenete presente che in Italia ci sono miliardi di euro di fiduzioni firmate e molti non sanno neanche di aver firmato una fiduzione. Quindi per quanto riguarda la domanda di prima che mi ha fatto, le fiduzioni omnibus sono di quelle smontate. Ok, quindi meglio prendere dei Rolex o un appartamento? Quello dipende che Rolex e che appartamento, ok? Perché puoi comprare un Rolex al giusto valore, va bene, ok? Soltanto che
è più maneggiabile e l'appartamento dipende anche da valore. Cioè non ci sono delle cose assolute, ok? Dipende che tipo di affare una persona si va a prendere. Allora, vi dico anche che gli affari non esistono, eh? È meglio, si può comprare al giusto prezzo, ma gli affari non le fanno fare a te, gli affari se le fanno loro, okay? Quindi bisogna essere poi sinceri. Quando qualcuno vi chiama e dice c'è un affare, scappate. Cioè, rispondete semplicemente fatelo tu, no? C'è un affare, fatelo tu, perché chiami me. Ok? Allora, questo qua sul discorso della fiduzione è abbastanza chiaro. Allora, per controllare la fiduzione servono i documenti, il contratto di fiduzione, si verifica se ci sono alcuni parametri, se ci sono quei parametri e la fiduzione è smontabile, si fa una transazione con la banca per eliminare la fiduzione, altrimenti si fa una causa vera e propria, che dura circa un anno e mezzo, dipende. Ok? Quindi sulle fiduzioni, se non ci sono domande, sono abbastanza semplici. Ok, sulle fiduzioni, ok, anche le fiduzioni specifiche sono smontabili? Acer, dipende. Dipende, Acer. Alcune sì, alcune no. Bisogna vederla questa fiduzione. Allora, poi, per la mia azienda ho fiduzioni omnibus, ma presumo che finché utilizzo un fido non possa essere smontata, corretto? No, non è corretto, presumi male. La fiduzione non c'entra niente col tuo fido. La fiduzione è una roba, il fido è un'altra. Poi, la fiduzione ha un termine e può essere smontata, ma ce l'ha anche il fido. Diciamo che se smonti la fiduzione con la stessa banca, poi magari non ti rinnova il fido. Okay? Però quella fiduzione ti vincola a vita, eh? Ti vincola a vita. Poi anche lì bisogna vedere quant'è la fiduzione, c'è una serie di argomentazioni che in questo momento non ho. Ok? Quindi va bene sulle fiduzioni. Vediamo un po' se ci sono altre domande sulla fiduzione, se no passo all'argomento successivo, anche perché volevo fare un po' di argomenti che non ci riesco mai. Volendo tutelare gli immobili. Ok, quello lì è un argomento che volevo affrontare. Vabbè, allora faccio questo piccolo accenno sugli immobili. Volendo tutelare gli immobili, è consigliabile un trust? Ok. Allora, il mondo dei trust è un mondo molto complesso. La domanda posta è sbagliata. Perché? Allora, un trust vuol dire un sacco di cose. Un trust può essere italiano, può essere svizzero, può essere a Hong Kong, può essere americano, può essere cinese. Quindi la protezione sta anche in base alla nazione dove lo fai. Esempio, se io faccio un trust a Hong Kong, i miei beni sono assolutamente protetti, perché un trust a Hong Kong, io sono italiano, non lo sa nessun santo in paradiso, neanche se interviene la magistratura, tanto per intenderci. Poi, i trust sono di diverso tipo. Ci sono diversi livelli di trust. Ci sono trust che hanno contenitori da 500 milioni di euro, da 1 miliardo di euro, da 10 miliardi di euro. Quindi più il trust è grande e più è protetto dal diritto internazionale. Però molti non sanno che i trust costano una percentuale degli immobili che tu hai. Esempio, poi variano, eh? Tu hai un immobile di 1 milione di euro, faccio un esempio, il trust ti prende una percentuale ogni anno, che può prendere l'1,5% fino anche al 5%. Quindi se tu hai un immobile da 1 milione di euro, ogni anno paghi al trust 50.000 euro, che ti prende il 5%, ma anche se ti riprende l'1,5 paghi 15.000 euro. Quindi i trust non sono gratis. Più i trust sono cari, e più sono quelli che sono, non li buca nessuno, cioè vuol dire che nessuno sa quanti immobili hai. Quindi, tanto per intenderci, se uno ha due case,
un trust non conviene. Viceversa, puoi fare un fondo patrimoniale, ok? Quindi quello costa un po' meno, ma è dal notaio e te lo puoi fare. Ci sono diverse strade da percorrere, dipende sempre tutto dai valori, però nulla è gratis. Quindi dipende se il gioco ne vale la candela. Ok? È tutto chiaro? Diamo un goccio di acqua. Quindi fondo patrimoniale, scusate per l'acqua. Ok. Cinzia, è chiaro sul trust? È un argomento un po' particolare, però. Guglielmo. Allora, nel caso in cui le banche abbiano già agito nei confronti di un fiduciore, ignorato immobili e conto corrente, e dopo venga scoperto che la fiduciazione è nulla, è possibile agire nei confronti della banca per richiedere risarcimento? No. No, Guglielmo, almeno che i beni non sono ancora stati venduti. Ok? Quindi se c'è soltanto un blocco e i beni non sono stati venduti, allora possiamo chiedere una sospensione. Però se i beni sono stati venduti diventa troppo difficile dopo. Dopo la percentuale che il giudice ti riconosca il risarcimento diventa molto bassa. Perché comunque è un'azione tardiva. C'è fatta in ritardo. Quindi nel caso il bene fosse ancora in carico al giudice, al tribunale, allora lì si può intervenire. Se è già stato venduto tutto, no. Se sono all'asta, sì. Okay, quindi se sono all'asta non sono stati venduti i beni. Quindi se non c'è stato il trasferimento dei beni. Ok? Quindi questo è chiaro. A quel punto si fa una si chiama opposizione all'asta, okay? E dopo lì è descrizione del già venduti all'asta, perdona, no, allora se sono stati già venduti non c'è niente. Quindi questo è. Cioè si può fare, ma l'abbiamo fatto anche, però diventa molto difficile, quindi è una percentuale molto bassa di risultato, quindi non ne facciamo più. Ed è molto rischioso, perché poi fare opposizione, fare questa roba qua, si prendono dei soldi, quindi è meglio fare quando c'è una percentuale un po' di riuscita, se no è una roba che preferiamo non fare, ok? Quindi questo è. È l'autorità che ti ufficializza un trust. Dipende dalla nazione. Dipende dalla nazione. Ogni nazione ha una sua autorità, e poi ci sono delle autorità internazionali, però anche lì consiglio sempre un professionista, perché se metti un trust truffa, ci metti bene, te lo rubano. Quindi è abbastanza rischioso anche quello lì, quindi stiamo molto attenti. Ok, quindi abbiamo parlato sia delle fiduciarie sia dei trust, e se dei, vabbè, i pignoramenti, okay. Ho tolto soldi dalla banca con assegni circolari, dove posso tenere cassetta di sicurezza? L'ho detto anche prima, Rosanna, sul discorso dei circolari. I circolari, sì, diciamo che li puoi cambiare subito, vanno bene, però non è un asset difensivo. L'asset difensivo è i contanti o il valore, quindi questo è importante saperlo. Allora, poi volevo dare un accenno sui mutui, che mi hanno chiesto il discorso sui mutui, che poi vale per i mutui e per i prestiti, ma anche per le cessioni del quinto. Allora, all'interno del mutuo, allora mi chiedono, è meglio il variabile o il fisso? Questa è una domanda che mi fanno tutti quanti. È meglio il fisso, sempre e comunque. Ok, quindi qualsiasi prestito è meglio sempre il fisso. Anche se la banca vi dice che vi fa risparmiare con il variabile, è meglio il fisso. Così tu sai quando inizi e sai quando finisci con una sempre una solita cifra. Ok? Poi all'interno del mutuo, nel 70%, 70-75%,
troviamo anomalie. Queste anomalie matematiche ti possono fare restituire tantissimi soldi. Ok? Oggi stesso ho fatto due preanalisi di un mutuo, due mutui da 6 milioni di euro, superavano il tasso soglia di usura. In un caso devono avere indietro 1.800.000 euro di interessi, nell'altro 2.400.000 euro di interessi. La differenza sta che erano due mutui di diversa lunghezza, quindi uno durava 15 anni e l'altro 30 anni. Questo dovuto al fatto che superava il tasso soglia di usura. Quindi ci sono molti casi dove all'interno del mutuo si pagano molti interessi. E quindi possiamo parlare di indeterminatezza, usura bancaria, tasso floor, pubblicità ingannevole. Ci sono tantissimi casi. Quindi se hai un mutuo, conviene fartelo controllare. E si fa una preanalisi, serve l'atto notarile, okay, per fare questo. Quindi tutto l'atto notarile si spedisce, lo controlliamo e se è possibile prendere indietro i soldi si fa la pratica. Ok? Quindi anche questo è abbastanza facile. Questo vale anche per i prestiti, anche se per i prestiti a volte il gioco non vale la candela perché i prestiti magari sono bassi e magari devi spendere più di avvocato che altro. Ok? Bene, bene. Anche i finanziamenti, oltre che ai mutui, si possono verificare? Sì, sì. Il mutuo è un finanziamento, di fatto. Va bene. Allora, poi, mi avete chiesto per il mio libro, questo è il mio libro. Il link per comprarlo lo puoi mettere? Non c'è il link, perfetto. Bravo, vai a cercare il link su Amazon. Il libro costa solo 2.450 euro ogni copia, scherzo, e no, circa 19 euro. E all'interno vi dico quali sono gli argomenti. Si parla anche di cessione del quinto, dei diamanti, come farsi rimborsare, dei mutui, di tutti i diversi illeciti, delle fiduzioni. Le banche che rubano una norma di legge, cioè nel senso che la banca ruba a norma di legge, fra virgolette, perché la maggior parte delle persone è abituata a subire un po' tutto quanto. Di conseguenza il problema che noi oggi vediamo in modo più evidente c'è anche col discorso delle banche. Quindi siamo abituati un po' a subire tutto. Quindi anche se la banca ci fotte un po' di soldi, chi se ne frega. Come si chiama? Qual è il titolo del tuo libro? Guarda, The Devil is Bank. Hai messo il link? Ecco, questo qua è il link, è su Amazon. Ok? È un libro che io metterei obbligatorio per legge, cioè che tutti dovrebbero leggere, perché è molto interessante. Ci sono 20 anni di esperienza dentro ed è molto molto interessante. Ok, poi per fare una consulenza privata con me o con uno dei miei migliori consulenti è possibile prenotarla, quindi c'è un altro link, quello lì per fare la prenotazione. Tanto vado avanti con le ultime domande, abbiamo 8 minuti. Non è The Devil's Bank. Ok, questo qua è il link per acquistare la consulenza. Ok, quindi allora vi dedico altri 6-7 minuti per le vostre domande. Ok, quello lì è il link per la consulenza privata, quello là è il libro. Ok? Poi comprando la consulenza hai il libro in omaggio, giusto? Ci manca solo che vendo le pentole e poi sono a posto. Scherzo. Allora, detto questo, non sono un gran venditore. Allora, poi, per quanto riguarda gli investimenti, adesso noi stiamo facendo anche una cordata di investitori per fare noi direttamente, anche io personalmente,
degli investimenti in immobili, perché qualcuno mi ha chiesto per immobili, eccetera, eccetera. Quindi se siete interessati c'è anche questo tipo di strada, cioè nel senso che la persona mette una sua quota, ok, e ha una percentuale di qualcosa, ok? Ovviamente non così a caso, come fatto con un contratto, eccetera, eccetera. Ok? È un modo per diventare soci di un'attività economica. Quindi non lasciare lì i soldi e basta, ma fare economia. Va bene? Ok. Buonasera, togliendo i soldi dalla banca, come si potrebbero investire? Immobili? Anche. Sì, ti ho appena risposto, Antonella. Ah, ma te, Antonella, sei arrivata un po' tardi. E comunque, se vai indietro, poi intanto la diamo la registrazione. Ah, domani sera sì, ok. Chi non ha seguito la diretta stasera, perché alcune persone poi non hanno potuto, manderemo a tutti la diretta. Ok, sulla mia pagina ho la mail. Ok? I derivati applicati a un mutuo partecipano all'interesse del mutuo? No, se tu hai dei derivati all'interno del tuo mutuo, quel mutuo non vale più niente, zero. I derivati sono illegali. Derivati. Okay? Derivati vuol dire che derivano da un'altra roba che non è il mutuo. Quindi tu stai partecipando a finanza internazionale col tuo mutuo e questo è illegale. Quindi tutti i mutui che hanno all'interno derivati non valgono più niente. Non valendo più niente diventano indeterminati e di conseguenza devono essere restituiti i 2/3 degli interessi pagati fino a quel momento. Capito, Acer? Quindi questo è. Vediamo un po'. Dai, fate altre domande che avete altri 5 minuti. Quanta gente. Molta gente senza il video. Ci sarà qualche mia ex che mi spia. Lo so io che sono i miei ex che mi spiano. Scherzo. Sapete come? Vogliamo vedere. Ok. Allora, vediamo un po'. Dai, rispondo altre 4-5 domande, così. So che le domande sono le più richieste e quindi dai, vi metto a disposizione. Una banca. I derivati applicati al mutuo, partecipo interesse? Ok, ho già risposto. Una pensione integrativa, che problematiche può avere? È una domanda troppo generica, Maurizio. Bisogna vedere i documenti. Così è troppo generica, ti darei una risposta che non è precisa. E se dovessero mettere una patrimoniale, posso prelevare il denaro dal conto corrente di una ditta o solo da conti correnti personali? E una patrimoniale può essere, ma una patrimoniale prende una percentuale dei beni. Ma questo mi preoccupa relativamente, la patrimoniale. Mi preoccuperebbe di più che domani si sveglia qualcuno e dice che i soldi non li puoi prendere più di X. Cioè domani mattina uno si sveglia e dice facciamo che tu più di 500 euro non puoi ritirare. Allora quello lì diventerebbe un problema molto più grosso, molto più grosso. Ed è già successo, eh? La patrimoniale fine a se stessa ti tirano via X soldi, anche se non sono loro. Cioè, il punto è questo: se i soldi tuoi ce l'hai tu, nessuno ti piglia i tuoi soldi. Punto. Facile, no? Dove le metto? Inventati un posto. Okay? Ti compri dei beni, l'ho detto all'inizio, però almeno non sono nelle mani di altri. Chiaro questo. Consigli sulla banca meno peggio dove avere il conto corrente, Valentina. La banca meno peggio mi viene in mente il Banco Posta, perché non accetta le regole ABI, quindi non c'ha il bail-in, quindi non ti preleva i soldi, però è più che una banca, è un intermediario. Banco Posta. Meno peggio, costa poco, quindi è sempre una banca, però mi hai chiesto una meno peggio.
e ti dico quella lì. Se dovesse mettere una patrimoniale, ah no, questo qua ho già risposto. Ho posta futuro certo del 2011 con un rendimento annuo del 4,6%. Pericoloso tenerla? Allora, già posta futuro certo col 4,6% l'anno fisso, non ci credo neanche se lo vedo. Ok, detto questo, bisogna vedere i documenti. Comunque, laddove c'è un'azione o un'obbligazione, dove c'è comunque un investimento, è sempre pericoloso. Poi i pericoli possono essere alti o bassi, però in questo caso specifico bisognerebbe vedere i documenti. Però se tu dal 2011 hai preso il 6% ogni anno, ritirali. C'è un detto nel trading, vendi e pentiti. Quindi vendi, li metti in tasca, poi ragioni. E per comprare dei lingotti d'oro, dove bisogna rivolgersi? A dei professionisti, Marco. Ci sono dei professionisti, ci sono anche delle banche che te lo fanno. E lì ti posso dare indicazioni. La cessione dei crediti, chi sono legittimati a fare un decreto ingiuntivo? La cessione dei crediti, chi sono legittimati a fare un decreto ingiuntivo? La cessione dei crediti. Non ho capito la domanda. Gaetano, c'è un minimo per l'investimento di cui hai parlato? Silvana, ah ciao Silvana. Beh, Silvana, dipende, ci sono diversi investimenti, però vabbè, mi conosci, ne parliamo. C'è la mia Silvanina, dov'è la mia Silvanina? Sì, lei. Credo di sì, sempre. Un consiglio che si possono acquistare oro e lingotti. Allora, sono diversi posti, ma vi dico che adesso l'oro costa moltissimo e dipende dalle commissioni. Ok. Una banca può rifiutare di rinegoziare un mutuo? Sì, può rifiutare. Floranna, Gaetano, secondo te il governo ha diritto a bloccare i conti correnti dei cittadini in caso di successo in Italia? Eh sì, può succedere. Può succedere anche in Italia. Possono bloccare il conto corrente? La risposta è sì. Ma se tolgono il contante non può accadere mai. Gaetano, puoi rispondere alla mia domanda in merito a info per aprire un conto corrente in Olanda? Per aprire un conto corrente in Olanda devi andare in Olanda e avviare un'attività. Quando hai un'attività in Olanda con dei dipendenti anche, o magari anche senza, lavori là con una partita IVA, con la società, ti apri il conto corrente. Se tu sei in Italia e vuoi aprire un conto corrente là, non ti fanno. A meno che tu non sia ricchissimo, ma molto ricco. Quindi se hai 10 milioni di euro, te lo apro, tanto per intenderci. Il banco posta, si può entrare senza Green Pass? No. Purtroppo così. L'oro fisico, lingotti. Oro fisico. Ma il comprare ho usato o un immobile? Dipende che oro usato e a quale costo e quale immobile, Monica. Non c'è una regola generale. Cioè, la domanda che uno si deve porre è quanto voglio rischiare, quanto voglio investire? Affidarsi a un professionista del settore specifico, ok, e provarci. E la regola generale è non esiste un investimento senza rischi. Ok, qualsiasi persona vi dica qualcosa di diverso è un bugiardo. Se vi va bene, se vi va male, è un truffatore. Ok? Non esiste un investimento senza rischi. Poi i rischi possono essere bassi, medi o alti. Più il rischio è alto e più la possibilità di guadagnare soldi è alta. Più il rischio è basso e più la possibilità è bassa. Ok? Questo è facile e anche intuitivo. Per l'investimento della cordata di albergatore, il minimo che si può investire, ad esempio, è 5.000 euro. Milena, leggo. No, lì 5.000 euro no. Diciamo si parte dai 100.000 in su, ok? Tanto per dare un'idea. Poi ci sono diverse cordate, ma non 5.000.
Ok, sì, esatto. Buonasera Gaetano. Vabbè, dai, rispondo, cerco di rispondere altre 3-4 domande. Dopo vi faccio un balletto alla fine che rimane, eh? Volete un balletto, eh? Scherzi. Allora, buonasera, volevo rinegoziare il mutuo e passare al tasso fisso. Ottima idea. Ma il gruppo Intesa mi ha detto che, visto il periodo, hanno sospeso queste possibilità. Possono? Visto il periodo. Grazie, tra l'altro, ho recuperato finalmente i documenti da spedire per il controllo. Ma no, che periodo? Cioè, io voglio cambiare da un tasso all'altro? Assolutamente. Diciamo che loro sanno che tra un po' i variabili aumenteranno in modo vertiginoso. Non vedete che sta aumentando tutto? Quindi aumenteranno anche i tassi di interesse. Tempi bui, ragazzi, per chi ha dei variabili, per chi ha dei soldi in banca e per chi ha dei titoli, delle azioni, eccetera, eccetera. O prima o poi ve le fottono i soldi. Allora, la banca che ha ceduto il credito, che ha cartolarizzato, che è legittimato a fare eventualmente decreto ingiuntivo, cedente o cessionario, dipende come ha cartolarizzato. Cartolarizzare è già una cosa illegale, ma in questo caso specifico bisogna chiedere i documenti, bisogna vedere i documenti. Non è una domanda acere che si può rispondere così. Bisogna vedere i documenti, perché la cartolarizzazione non è regolare, fatto con un privato. Se bloccassero il conto corrente prima o poi devono sbloccarlo, altrimenti diventa un furto, vero? Un furto vero e proprio, vero o no? Verissimo Vincenza, verissimo, però lo fanno lo stesso, questo è il punto. È illegale anche non fare lavorare la gente perché ha deciso di fare il siero magico, però oggi se tu non hai fatto il siero magico non puoi lavorare, no? Ed è illegale a livello costituzionale, però lo fanno lo stesso. Quindi in questo momento bisogna stare un po' attenti, specialmente per i soldi. Cioè io quello che consiglio è una cosa molto banale. Mettiti in una condizione di autodeterminazione. Ti autodetermini. Cioè ti metti in una condizione che tu puoi gestire i tuoi soldi, almeno per questo periodo un po' particolare. Poi dopo ci pensi. Basta. C'è una pandemia. C'è una guerra, c'è instabilità politica, ci sono fluttuazioni impressionanti a livello economico. Vedi Bitcoin ha perso il 50%, vedi la borsa che è stata massacrata. Ci vuole ancora molto per farti capire che i tuoi soldi sono a rischio. Non so, cosa ci vuole? Che venga il diavolo, ok? E ti prenda i tuoi soldi nella banca? Cioè, è un periodo di instabilità, ok? Quindi questo è. Va bene. Non mi sono accorto che ci sono un miliardo di domande sotto. Va bene, dai, vi dedico altri 10 minuti, di solito finisco le 10. Eh? Ah, ok. Buonasera, in previsione di... sai che non ci vedo mica tanto bene. Buonasera, in previsione del trasferimento si può aprire un conto corrente in una banca spagnola e non correre rischi di blocchi da parte dell'Italia? Ma certo che si può fare, cioè, sì. Se te lo aprono? Assolutamente sì. Anche se comunque adesso, cioè, l'Europa è l'Europa, poi adesso questo qua ci sono casi specifici. Tenete presente che tante cose che hanno fatto questi pseudo politici non sono legali, ok? Quindi non sono legali. Però in questo momento c'è molta paura ed è giusto così. Comunque sì, lo puoi fare in Spagna. Euro, oro e gold sono svizzere. Sono affidabili per acquistare da loro oro? Sai qualcosa? Grazie. Oro e gold. Guarda, sinceramente non le conosco. Il fatto che siano svizzeri non vuol dire niente, perché in Svizzera ci sono due grosse società che vendono oro e molti livelli di oro, che fanno dei pacchi esagerati. Anzi, solitamente vanno nei paesi abbastanza belli da vedere,
e quindi non ti posso dare un consiglio su una roba che comunque l'oro, ragazzi, ha un valore oggettivo, okay? È la commissione che cambia e poi uno deve sapere da chi lo va a comprare, okay? Sono sempre dei pacchi enormi. Sono in pensione perché sono vecchia, Vincenza, sono in pensione perché sono vecchia, dopo 40 anni di lavoro mi aspetto che da un giorno all'altro mi levano la pensione perché non sono vaccinata, sono capace di tutto. Speriamo di no, Vincenza. Però, visto che hanno tolto il lavoro, perché non togliere anche la pensione pensionata? Potrebbe essere un'ottima idea per il governo. Speriamo che non abbia letto Draghi. Cioè, è un'ottima idea. I vecchi che non si vede, tac, togliamo la pensione. Vedi? È vero che se mancano... È vero che anche se mancano meno di 50 euro sul conto corrente, al momento dell'addebito della rata del mutuo scatta automaticamente la segnalazione nella società di recupero credito. No, non è vero, Milena. Non ti preoccupare su questo. E se lo fanno è illegale. Ho chiesto a settembre di rinegoziare il tasso del mutuo in banca, intesa, e mi hanno detto che importi inferiore a 100 euro non lo faranno più. Ma no, ma è una stupidaggine questo. Cosa ne pensi dei buoni aspettate che... dematerializzati postali per tenerli in questo momento particolare? Io penso che, a parte gli assetti difensivi che ho detto all'inizio, tutto il resto è aria fritta. Cioè, gli assetti difensivi che vi ho detto io non sono assetti che io mi sono inventato stasera prima di iniziare questa diretta. Sono assetti internazionali, cioè in tutti i posti del mondo fanno questo, ok? Cioè tutta la gente che ha dei soldi ha una parte in un assetto difensivo, cioè che in qualsiasi modo, in qualsiasi momento può convertire il denaro attraverso degli oggetti o delle valute. Okay. Il resto è tutto un po' più rischioso, diciamo. Okay? Spero che il trago non si sia infiltrato qua dentro, speriamo di no. Ma noi siamo democratici, accettiamo anche lui. Vorrei sapere dopo quanto tempo viene pignorata la casa. Sono indietro di 4 rate. Ok? Allora, fino a 7 rate non vieni segnalata, Lucia. Quindi se tu non paghi 6 rate non succede niente, cioè non attivano nessun tipo di pignoramento. Alla settima posso attivare un pignoramento. Quindi 4 rate non succede niente. Ti possono mandare degli avvisi, dei tassi di mora, però dalla settima rata in poi posso attivare il pignoramento. Quindi per adesso niente, non ti succede niente. Ok. Comprare l'oro virtuale è rischiosissimo. Sì, assolutamente sì. Okay? L'oro virtuale è rischiosissimo. Bisogna avere davvero un'azienda molto molto seria. Okay? Altrimenti si rischia tanto. Se la banca aggiunge commissioni per i bonifici online è regolare, prima era gratuita e adesso da gennaio li ha messi e si vede che ha cambiato dinamica della banca. Va bene, dai, abbiamo passato un'oretta, un pochettino, qualche cosa in più. Tanta gente collegata. Vediamo un po', vi guardo, ma non tutti hanno la telecamera, alcuni sì. Ok, alcuni dormono. Bene, bene, ok. Gerardo Turrini, hai un bel paesaggio dietro. La Zise Lago di Garda Verona, buonasera a tutti. Ciao Gerardo, hai un bel paesaggio dietro. Sei soddisfatto? Hai capito? Sei soddisfatto di quello che volevi sentire o volevi sentire altre cose? Mi sono collegato in ritardo e chiedo scusa. Avevo un po' già bazzicato in questo mondo, adesso domani sera andrò a risentirmi, diciamo, il video.
ma della situazione delle banche, insomma, ne conosco un po', anche perché sono stato risarcito dalla Banca Intesa di un conto corrente di 10 anni. Ottimo. Ottimo, ottima notizia. 17.000 euro in 10 anni. Buono, buono Gerardo, buono. Grazie della tua testimonianza. Una bella lotta, ma ne vale solo la pena, insomma. Interesse. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, sto scorrendo un po' le pagine. Va bene, ragazzi, allora, ah, ok, ci sono anche due domande, dai. Stasera vi faccio un po' di domande in più. Per tenere la banca buona per non arrivare al pignoramento, cosa bisogna fare? Devi pagare, Lucia. Se paghi la banca sta buonissimo, oppure non superare le 6 rate, ma se no ti fanno il pignoramento. Ok? Lidia, si può chiedere la sospensione per le rate? Sì. Si può chiedere la sospensione, dovete mandare sempre per iscritto anche la sospensione, raccomandata con ricevuta di ritorno. Ok? Con la banca non dovete parlare, dovete solo scrivere. Ok? La banca non... anche perché quello che il vostro interlocutore spesso non ha neanche i poteri per fare nulla. Va bene? Infatti avevo chiesto, ma mi hanno detto di no, che non si può. Anche se so che c'è la possibilità. Esatto, bisogna scrivere. Grazie. Va bene, dai. Allora, ragazzi, se non ci sono altre domande, se ci sono mani alzate, avevo letto prima una mano alzata, un piede alzato, una mano alzata. Chi è che c'è la mano alzata? Qua c'è Ruth. Ciao, Ruth. Ti vedo, Ruth. Posso fare una domanda? Non so se mi sente. Sì, ti sento. Aspetta un attimo che ti intercetto. Sono Mariangela Longo, purtroppo non mi si vede bene. Se posso fare un'ultima domanda. Ciao Mariangela. Ecco, mi hanno parlato delle foglie d'oro anziché lingotti. Di cosa si può parlare? Una truffa. Che cos'è in effetti? C'è uno che ti vuole vendere una foglia e la truffa a prescindere. Ah, boh. Ma perché mai ti deve vendere una foglia? Uno si compra un pezzo d'oro. No, non una foglia, delle foglie d'oro anziché il lingotto delle foglie d'oro corrispondente alla cifra che uno vuole impegnare. Non so, magari è una stupidata che mi hanno detto. Mandami il contratto che vediamo chi sono questi qua, va? Che la foglia mi sa un po' di una supercazzola. Cioè nel senso di una cosa messa lì per farti abbellire una roba, via. Quindi... No, io so che esistono perché li usano nei mobili, eccetera, eccetera. Non so se è la stessa foglia che usano per dorare. Allora, il discorso dell'oro, Mariangela, cioè se tu lo compri ai fini dell'investimento, non importa la forma che ha. Importa il peso che ha, almeno che tu non lo prenda. Ma se anche il lingotto, come? Ascolta, se anche un lingotto ha una tara di, mi hai detto l'altro metallo, quindi se ci vendono, non so, 50 mezzo chilo d'oro, insomma, un lingotto di mezzo chilo, parliamo, sarà un'esagerazione perché non ho in mente come sono queste misure. Se poi al suo interno c'è questo anima di rame, allora il valore come lo contiamo? Beh, che non devi essere tu a comprarlo, ma ci deve essere un professionista con te. Che viene con i liquidi, che viene con i giusti strumenti e te lo controlla. E tu lo paghi. Ah. Semplice. Ho capito. Da soli lo sconsiglio sempre. Sì, certo, certo. Ok, allora che c'è un altro signore qua sopra, Ivan. Ma Ivan. Si è addormentato Ivan. Invece a parte che sono
Ah, ok, allora Patrizia, Ivan deve smutare. Pronto, buonasera. Ah no, ok, sei smutato, vai. Buonasera. Ciao Ivan. Allora, io ho venduto un immobile giugno del 2021 e ho un assegno circolare in mano. Io non volevo versarlo in banca. E come posso fare? Ah no, per convertirlo devi per forza versarlo in banca e poi dopo, quando è assimilato, ti prendi i soldi. Ma e se, cioè, siccome io ho altri soldi in banca, ma tutte le volte che voglio prendere qualcosa mi fanno molte storie. Lo so, è così però. Cioè, prendi tutte insieme, così non te la fanno solo una volta la storia. Ma me li possano dare, sì, tutti insieme. No, perché io per prendere 5.000 euro mi è toccato andare 5 volte in banca. No, tu le prenoti, sei a posto, le prenoti, sei a posto. Va bene, grazie. Le prenoti, prego. Posso anch'io fare una domanda? Chi è? Qualificati. Carla. Posso? Sì, dopo c'è Patrizia. Vai, Carla, vai. Allora, io ho i soldi in posta. Come dicevi tu prima, il banco può, io ho i soldi, ho il conto corrente in posta. Se io faccio delle polizze vita, una polizza vita, per tutelarmi non si sa mai, c'ho già 65 anni, quindi non vorrei poi, mio figlio poi vive all'estero anche. Va bene o una cavolata sto voglio fare? Dipende dalla polizza vita. E cioè? Le polizze vita non sono tutte uguali, eh? Dipende dalla sottostante della polizza vita. Che sottostante ha, e l'unico modo per saperlo è vederlo. Non sono tutti uguali le polizze vita. Ok, glielo chiedo, ma è sicuro, cioè è tranquilla, non si perde niente con quello? Non lo so, non l'ho visto. Devo ancora andare a chiedere, per quello che mi veniva in mente questa cosa, ma non ero tranquilla perché proprio per il periodo che siamo, pensavo la polizza vita. L'unico modo per sapere se va bene o meno è farsi dare la copia va analizzata e dopodiché ti posso dire. E come faccio per mandargliela? Posso inviarla a te per vedere se è giusta? Sì, facciamo questo lavoro qua, certo, valutiamo tutti i contratti. Ok, poi vedo, come si deve fare per fare questa cosa? Una mail, cos'è che si fa? Sì, dice il link oppure chiami in ufficio. Ok. Poi scrivi anche il numero dell'ufficio, allora lì per prenotare direttamente la consulenza e pagarla. O se no c'è il numero dell'ufficio. Va bene, Il numero dell'ufficio oppure c'è... Ah, perfetto. Sì. Lo aspetta, vediamo un po' se... Ecco, ho fatto la schermata col numero, perfetto, grazie. Va bene Carla, perfetto. Grazie infinite. Poi, prego, ci mancherebbe. Allora, Patrizia Coccomer, la nostra Patrizia. Ciao Patrizia. Ciao Gaetano, ciao a tutti. Volevo chiedere una cosa sulla questione mutui. Io ho contratto un mutuo con la banca Woolwich nel 98 e che dopo qualche anno mi pare fosse stata assorbita da Barclays. Mi sono arrivata a pagare cifre astronomiche, dopodiché ho chiesto una rogatoria con un'altra banca ed sono passata da tasso variabile a tasso fisso. La domanda che faccio è per chiedere se mi hanno fregata, in poche parole, quanti anni possono passare da 10, quindi ne sono già passati, e se attualmente io ho un tasso fisso del 2,65, che mi pare un po' esagerato, ma essendo arrivata ormai a 25.000 euro di debito ancora, di capitale da pagare, mi conviene chiedere di nuovo una surroga, che magari probabilmente adesso i tassi fissi sono anche molto più bassi. Ma no, se sei quasi in fondo va bene così. Anche perché la surroga ti fa pagare nuove assicurazioni, nuovi costi, ma va bene così. Il gioco non vale la candela. Non vale la candela. E volevo chiederti una cosa, cosa pensi del fondo Perseo Sirio? Che si chiama fondo Perseo Sirio. Praticamente non lo conosci? È un fondo che viene offerto a chi lavora nel pubblico. Praticamente ti tolgono
una percentuale dallo stipendio. Una percentuale... Non ti posso rispondere perché non lo conosco, Patrizia. Ah, ok. Okay, andiamo avanti con le altre domande, se no mi spieghi che cos'è. Non lo conosco, non ti posso aiutare. Allora andiamo avanti, dai, così dopo andiamo a letto. Allora Milena, vai Milena. Mi senti? Ciao a tutti. Scusate, ciao. Ma io sono poco. Allora, io avrei un problema con la banca dove ho il mutuo a tasso fisso. Praticamente ho sia l'accredito di una pensione che dello stipendio. E dal 16, scusate il cane, mi sposto, dal 16 di ottobre, da ottobre, da fine ottobre, mi hanno bloccato il banco. E dal 16 di ottobre io prelevo in volto tutti i soldi della mia vita. Poi lascio la porta. Milena, scusami, ma non ti sento bene. Mi senti? Allora, Milena, adesso? Allora Milena, siccome hai un racconto... chiama domani in ufficio, te lo scrivo e ti mando, te lo spiego magari via mail o in ufficio, perché praticamente mi hanno bloccato il banco, ma te lo spiego, è complicata la storia perché mi hanno rotto le scatole un po' e il mutuo è una cosa un po' da spiegare, lo facciamo privatamente, ok, perfetto, grazie mille, grazie domani in ufficio. Ok, allora dimentico qualcuno così non voglio essere scortese. Bene dai, ok. 24, ok, lì c'è il numero. Ok ragazzi, dai, ci siamo un po' prolungati, ma volevo rispondere un po' a tutti quanti, tanta gente collegata, quindi sono contento così. Ok, allora ci vediamo circa tra un mesetto ne faccio un altro, vediamo un po' che novità ci sono. Ok, se avete bisogno di me mi trovate qua, e se avete bisogno di soddisfare un po' di domande, anche magari privatamente, mi potete contattare. Va bene, vi auguro una bellissima nottata di riposo a tutti quanti e ci vediamo la prossima volta. Come fare per una consulenza? Guarda, c'è il link che ti metterà adesso la Francesca, oppure chiamare direttamente in ufficio. Va bene? E poi domani mandiamo a tutti la registrazione. Prego. Va bene? Buonanotte a tutti ragazzi, ciao a tutti. Buonanotte, ciao.